Il pignoramento dello stipendio della pensione può avvenire sia quando ancora la somma non è stata versata al lavoratore o al pensionato, sia dopo l'accredito sul conto corrente. L'agente della riscossione può confiscare le seguenti somme: per gli stipendi che non superano i 2.500 euro, un massimo di un decimo, cioè il 10%. Per gli stipendi tra 2.500 e 5.000 euro, un massimo di un settimo, cioè circa il 14%. Per stipendi superiori ai 5.000 euro, un massimo di un quinto, cioè il 20%. Eccezionalmente, il pignoramento può arrivare fino alla metà della busta paga se concorrono più creditori di natura diversa. Se sul conto corrente sono accreditati stipendi e pensioni, la provvista già presente alla data del pignoramento può essere bloccata solo nella misura che eccede il triplo dell'assegno sociale, pari cioè a 1.345,56 euro. Il residuo può essere pignorato integralmente. Le successive mensilità accreditate possono essere pignorate entro i limiti già visti, quindi per gli stipendi che non superano i 2.500 euro un massimo di un decimo, per gli stipendi tra 2.500 e 5.000 euro un massimo di un settimo, per stipendi superiori a 5.000 euro un massimo di un quinto. Anche in questo caso, ed in via eccezionale, il pignoramento può arrivare fino alla metà della busta paga se concorrono più creditori di natura diversa. Se invece sul conto sono state depositate somme diverse da quelle già dovute a titolo di lavoro o pensione, il pignoramento può essere integrale.